fattibile dal momento che ma lei ha come paio allora io vi lascio io vi lascio alla buona Remigina che sicuramente vi saprà interpretare. Ecco, è destra scrittrice, ha tanto da dire, quindi quindi spremetela tutta, ma non lasciatela andare. No, non ti preoccupare, stai sicuro? Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao, grazie. A domani. Diciamo che il padre è stato veramente stimolante domenico, perché ha cominciato nel golfo, ma oltre 30 anni fa. E infatti si diceva all'epoca, ma chissà adesso il golfo a Ischia, un quotidiano, perché c'erano dei settimanali, c'erano dei mensili, ma mai un quotidiano è stato il primo del padre. E tutti quanti dicevano, vabbè, dovrà scrivere le cose più banali per riempire il giornale, invece non è stato affatto così. Io ho stimolato tante persone a scrivere, a fare la critica costruttiva, perché poi ecco, il giornale dava lo spazio a tutti indistintamente, perché giustamente anche nel suo editoriale metteva delle cose che non potevi fare a meno di riflettere su quelle cose e quindi poi dare delle risposte. Quindi per me il domenico di me è stato grande, devo dire la verità, per parte di Gaetano. Ci leggi qualche poesia? Poesia? Io ho portato allora ho portato delle cose, però sono brevi, non sono molto lunghe, e poi qualche poesia anche. Posso anche leggere qualcosa? Leggo qualcosa? Ah, sì. Vai a via. Non c'è il microfono, vai a via. Ma perché queste cose le ho scritte quando mio figlio era neonato. Lui dormiva e io non sapevo a volte che fare e scrivevo. E però mi sono uscite fuori in maniera molto, molto spontanea di getto, perché mi venivano così fuori queste cose da scrivere, come se qualcuno ci fosse stato qualcuno dietro di me che mi suggeriva quello che volevo scrivere, quindi non ho neanche corretto. Sono prose ispirate alla natura. Allora, questo qua è l'albero della vita, perché nel frattempo io avevo anche dipinto un quadro, l'albero della vita, e lo tenevo esposto al castello. Allora, si perde nella notte dei tempi la storia dell'albero della vita, simbolo del tempo e dello spazio, delle radici del mondo e della speranza degli uomini. Le cime dei suoi rami, come braccia al cielo, altissime e imponenti, sfiorano le nuvole, le stelle, la luna, il sole, i pianeti e raggiungono spazi infiniti. Le sue radici, possenti e forti, penetrano la terra e raggiungono gli abissi profondi del mare e degli oceani. Le tempeste, i cicloni, le forze della natura non lo intaccano, non lo sradicano, tutt'altro. Esso si è sempre più irrobustito, perché non è solo materia, ma soprattutto spirito profondo e inviolabile. Il suo tronco, con la corteccia antica e solida, può essere paragonato ad una scultura suggestiva e magica, non scolpita da mente umana, ma dal tempo infinito, al quale niente sfugge e di ogni cosa lascia le tracce indelebili. Chi ha sensibilità, amore per esso, può leggere, come su vecchio manoscritto, le vicissitudini dell'uomo e dell'ambiente all'intorno. La guerra e la pace, l'amore e l'odio, la speranza e le illusioni, la ricchezza e la miseria, la grandezza e l'inettitudine, il rispetto che si deve alla natura e a ogni forma vivente, il rispetto che l'uomo deve a se stesso. Tutto è scritto e raffigurato con sorprendente minuziosità e senza inganni, perché l'uomo può anche ingannare se stesso e gli altri nel descrivere e nel raccontare. L'albero della vita non inganna nessuno, perché in esso c'è l'equilibrio delle forze del bene e del male che attinge dall'aria, dall'acqua, dalla terra e dal fuoco, elementi senza i quali non potrebbe esso stesso esistere. L'albero della vita è sacro. Guai a violarlo, sceglieranno in sua difesa i quattro elementi della natura e non daranno scampo agli uomini ottusi ed arroganti. Nella cui mente c'è la convinzione di poter distruggere, poter dominare.
In tal caso l'uomo indebolirà il suo corpo, il suo spirito, la sua mente. Tutti quelli che per esso proveranno culto e amore attingeranno benessere e forza interiore e saranno coloro i quali riusciranno a scorgere sulle alte cime la luce della vita, del bene e della speranza futura. Mentre mio figlio dormiva 25 anni fa, precisamente, forse qualcosa pure in più. Poi, siccome sono stata molto spesso ad Aviano, il paese del confino di Levi, perché mi ha segnato molto la lettura del libro Cristo si è fermato ad Eboli, allora quando ci sono andata lì 25 anni fa, avevo voglia di andarci prima, ma non so perché non ci riuscivo. Però finalmente 25 anni fa una mia amica mi ha accompagnata con la macchina e sono finalmente andata in quel luogo. Ci credevo tanto, perché è come se me lo fossi sentito sempre vicino, canto lei in un certo modo, come se il suo spirito fosse stato vicino a me, in effetti ho pure queste cose, come se l'avessi scritto, come se lui me le dettava. Allora, Aviano, dopo che sono venuta dal paesino e sono tornata ad Ischia, chiaramente ero molto emozionata, avevo praticamente vissuto delle emozioni, delle sensazioni molto belle, quindi ho scritto questa poesia. Sospeso sui libri di Burroni, ti libri come anima candida, sulle pagine ingiallite dal tempo, cantò il poeta la tua desolazione. Usci, finestre aperte sulle strette stradine, sono ancora il respiro e i passi di gente tra pietre pregne di dolore. Passato il tempo dell'oblio, liberata ti sei dalle umane scorie. La tua anima, sospesa resta, tra il cielo infinito e le bianche argille. Il poeta ne ha inneggiato la morte e anche la risurrezione. Questa qua, sì, anche questa. Sì, l'ho dedicata allora. L'ho voluta leggere a Diano perché ci tenevo, anche perché ho detto come se io mi fossi, in effetti sono molto legata allo spirito di questo autore, sì. Questa poesia invece l'ho dedicata a Vito Matera quando è morto. Vito Matera tu l'hai conosciuto perché era, aveva una, tanti anni fa, aveva una libreria. E io andavo sempre da lui, mi piaceva andare tra i libri, curiosare, e dicevo sempre vorrei avere anche io una libreria, una biblioteca, infatti adesso ho una bella biblioteca di circa 3.000 libri, con lei ne parlo sempre. E quando è morto, 2 anni fa penso, a dicembre fanno 2 anni, mi è venuta la mattina in cui hanno fatto il funerale di scrivere questa poesia. Stanno andando via tutti, il titolo. Stanno andando via tutti, i cari amici delle ore vive, la morte li avvolti col suo velo impietoso. Tristezza per noi che rimaniamo a vegliare, per ricordare le gesta, quel tempo di gioia, di voci, di volti, di amori sbocciati e appassiti. Stanno andando via i cari amici delle ore vive, attimi di luce in cerca di un immenso.